Ed eccoci qua, amici ed amiche di Una Vita da Lontano, live ed in podcast, bentornati, puntuali come sempre tutte le settimane. Raffaele Abrozzi qui da un lato dell'Europa insieme agli amici direttamente dall'equipaggio di Luna Rossa, ovvero Francesco Bruni e James P. Till. Come state? Oh, invece un saluto da Emiliano Pilotti che pur di stare al mare in barca, anche se uno deve fare così tutto il giorno, io ci sarei stato. E vi presentiamo subito, no, è di qua, subito la nostra ospite di quest'oggi, benvenuta Gaia. Gaia Dominici, direttamente dal Kenya. Allora, io mi chiamo Gaia Dominici, l'hai detto giusto, e l'accento era giusto, Gaia Dominici, ho 28 anni. Sono nata in Colombia e sono stata adottata da neonata, da piccolissima, dai miei genitori che sono italiani, quindi sono cresciuta in Italia fino a 19 anni e a 19 anni sono espatriata, ma non tutti farebbero e vorrebbero fare una scelta di questo tipo, invece io a volte pecco un po' di mancanza di mi verrebbe da dire di empatia verso gli altri, quindi a volte mi capita anche di arrabbiarmi quando ricevo determinate domande, soprattutto sui social, perché mi cascano un po' le braccia, no? Cioè mi viene da dire, ma come fai a chiedermi una cosa del genere, no? Cioè una delle domande più frequenti è, ma perché non porti, tra l'altro, perché non porti tuo marito e tua figlia in Italia? Come se, vabbè, fossero tipo dei bagagli che io porto in Italia, cioè di quanto hai, cioè, alzo che andiamo in Italia perché mi sono rotta di stare in Italia, ecco. Ecco, a beneficio di chi ci guarda adesso su YouTube e su Twitch, ma non di chi ci ascolta sul podcast, sto cercando di far vedere un po' delle foto che Gaia sul suo profilo Instagram, che è @siankiki, l'ho detto bene? Siankiki, sì. Ok, perfetto. Allora, come sempre, l'appuntamento per i nostri ascoltatori per la prossima storia è giovedì prossimo, alle ore 18.30. GMT o 19.30 del Sud Europa, 20.30 per chi viene dal medio est Europa, diciamo così. Se invece volete anche voi affrontare una vita un pochino meno stressante, però è un'area diversa dalla savana, ovvero se risiedete a Tiumen in Russia, una delle città principali della Siberia, se andate lì per fare dei campi sci, basta connettervi alle 11.30 di sera e noi saremo lì. Gaia, è stato un piacere, grazie ancora. Grazie a voi, a voi per avermi voluta come ospite. Questa era Una Vita da Lontano live in podcast e noi ci sentiamo giovedì prossimo e buona serata, buonanotte, buongiorno, dipende insomma quando ci state ascoltando. Ciao!